Ed è stata oggi la conclusione della due giorni regionale CISL, rieletto nel ruolo di segretario generale il siracusano 62enne Sebastiano Cappuzzo. Il riconfermato segretario ha percorso nella CISL tutte le tappe della sua carriera sindacale, a partire dalla rappresentanza aziendale fino alla Confederazione Nazionale a Roma. Assieme a Cappuzzo, il Consiglio ha eletto i due componenti della segreteria che affiancheranno il segretario generale. Sentirete per voi nel servizio Cappuzzo che fa il bilancio e le linee guida per il futuro e inoltre le dichiarazioni di Maria Falcone inerente ad argomento CISL e scuola. Una noi insisto, dobbiamo continuare a difendere la salute e la sicurezza di tutti. Questa fase pandemica non è ancora ultimata, sia dal punto di vista della salute e sicurezza, ma anche delle difficoltà che genera dal punto di vista economico-sociale. E questo è il primo aspetto. Il secondo è quello che dobbiamo aprire questo grande confronto sul piano nazionale di resilienza con la Regione, affrontare i temi del rilancio fino in fondo con una grande presenza del mondo sindacale per quanto ci riguarda nella CISL come attore principale della fase di rilancio. Terzo punto, dobbiamo lavorare per fare in modo che si costituisca finalmente, anche attraverso le risorse del piano di resilienza, si recuperi questo grande gap di difficoltà dell'assetto economico-sociale della nostra regione e si faccia in modo che questo ci consenta di accorciare il divario fra il nord e il sud. Noi pensiamo che queste condizioni ci sono, abbiamo un'organizzazione che ha dimostrato di essere autorevole, forte e rappresentativa, che ha delle proposte di merito molto importanti rispetto a questo. Bisogna che i confronti con il governo, con le imprese, con tutte ovviamente le aziende sul territorio, sia dal punto di vista delle vertenze ma dal punto di vista del rilancio della regione, assumano quella profondità che noi chiediamo. Assieme alla CISL abbiamo portato avanti in questi ultimi anni dei bellissimi progetti nelle scuole, parlando ai giovani di valori, di legalità, di bellezza, e nell'ultimo periodo soprattutto abbiamo portato ai giovani la conoscenza e la cultura dell'arte. Il messaggio è quello che gli abbiamo inviato sia in presenza che nei giorni precedenti, nei mesi precedenti rispetto agli incontri. Noi chiediamo che ci sia veramente questo grande tavolo di partenariato. Significa aprire il confronto sul piano nazionale di resilienza, farlo con le parti sociali e rispetto a questo mettere in campo e monitorare gli investimenti, la realizzazione degli stessi. La direzione verso questi vanno, per noi devono andare verso i livelli di occupazione, di difesa delle persone, del rilancio del territorio, bisogna verificare insieme che gli investimenti stiano lontani da condizioni di malaffare, di pericolosità da questo punto di vista e soprattutto dobbiamo lavorare insieme il sindacato, le istituzioni, le imprese, per condizionare, come dire, le difficoltà e per aprire invece una partita di rilancio vera. L'anno scorso abbiamo fatto a Palermo dei bellissimi murales e abbiamo portato vari artisti che con le loro opere hanno creato nei giovani l'emozione e la voglia di conoscere meglio l'arte. Perché l'arte nella lotta alla mafia? L'arte nella lotta alla mafia perché si è sempre detto che la bellezza è l'antidoto principale per combattere la bruttezza. E quale bruttezza non rappresenta la mafia? Noi staremo addosso a tutte le vertenze, è importante perché stare sulle vertenze significa difendere lavoro, occupazione, lavoratori, ma anche imprese, perché questo consente di generare nuovo lavoro. Ma nel contempo
nel contempo, nell'affrontare le difficoltà legate alle emergenzialità, noi dobbiamo avviare quei confronti per generare le condizioni di sviluppo e le condizioni di ripresa. Questa è una terra che per troppi anni, per tanti decenni ha continuato e paga ancora dei prezzi pesanti sul fronte occupazionale, sul fronte della ripresa e del rilancio. Oggi le condizioni secondo noi ci sono. Sono delle condizioni importanti quelle che il Piano Nazionale di Resilienza sta mettendo in campo, con degli investimenti molto importanti per affrontare tutti questi temi. Bisogna farlo insieme.